Namaste, io sono East Brave e bentornati ad un altro episodio di The Banner Saga 2. Siamo arrivati alla ultima pietra di Lauga, vediamo di esplorarla. La luna, il suo spirito, le stelle, i suoi occhi, dice Aleo, pizzicando qualche corda sul suo strumento. Lauga, la dea della bellezza e delle cose che succedono di notte. Lo scaldo sorride. Gli dei saranno anche morti, ma mia moglie prega ancora Lauga. Sono grato per la sua devozione. Lo scaldo non è l'unico a sorridere. Una rapida occhiata in giro rivela sorrisi per tutta la carovana. Capisco perché Arberang è cresciuta così rapidamente negli anni, dice. E lo scaldo ride. Si dice che una verità detta di fronte alla pietra di Lauga si propaghi nella notte, rafforzando la determinazione di un innamorato o spazzando via l'affetto non voluto. Aleo scappa via per cercare sua moglie. La vista di così tante persone che si mostrano affetto reciproco ti scalda. Ti ricordi Gil, il ragazzo del tuo villaggio di Skogir, che ogni giorno aveva provato con tanto impegno a impressionarti. Ti chiedi se ce ne sarà mai un altro. Questo è perché molto probabilmente se riusciamo a far sopravvivere Egil fino a questo punto qua si dichiara amore eccetera eccetera, ma purtroppo non è parte della nostra storia. Abbiamo 6 più 5 di Lauga e proseguiamo via senza neanche fermarci. Interessante, quindi abbiamo un 5 dalla nostra e vediamo pure di uscire da qua e continuiamo verso Arberang. Siamo quasi arrivati. Veramente siamo quasi arrivati e abbiamo bisogno di riposare, questo sì. Siamo a 98 giorni, quasi 100. È il 99esimo giorno e là c'è Arberang, eccola. Ce la facciamo in meno di 100 giorni ad arrivare? Che credo ci sia un achievement, se no no. Finally, we made it. But why are so many camped outside the walls? They must have seen the darkness approaching. Se l'achievement funziona prima dei 100 giorni, guardate dove si è fermato il cerchio, perché veramente manca pochissimo al 100° giorno. Il vento increspa le tende che si moltiplicano mentre ti avvicini ad Arberang. Il sentiero è cosparso di sterco e chiaramente non è tutto di Yox. Colpi di tosse e rantoli si mischiano a risate rauche. Piccole risse scoppiano senza apparente ragione. Occhi curiosi si spalancano vedendo varle e centauri, le madri afferrano i propri figli, gli uomini le proprie armi. Il governatore Rugga e Dagr si allontanano dalla carovana senza avvisare. Sembra essere in confidenza con alcuni degli uomini radunati e presto condividono bevute, storie e sguardi disgustati ai centauri. Il razzismo qua, ragazzi. Diversi stendardi dei clan schioccano e sbattono al vento. Riconosce le insegne di Karl Schusch. Dalle storie di Aleo e lo stendardo di Strand, dalle precedenti chiacchierate con Ubin. Ci sono perfino alcuni stendardi dei palustri, dall'aspetto fangoso. Noti anche la divisione fra ogni clan, non c'è mescolanza o unità. Andrò avanti, dice il principe Ludin. Mio padre vorrà vedermi e io potrò scoprire ciò che sta succedendo realmente. Qui. Irsa e alcuni combattenti lo scortano attraverso la folla, verso le mura. Abbiamo perso 5 combattenti. La gente del vecchio Adakan è qui! Senti gridare una donna dalla tua carovana. Devo andare a vedere. Altri trovano clan familiari e parenti, allontanandosi lentamente dal tuo stendardo. Restiamo insieme finché non saremo dietro le mura. Portateli qui, portate Adakan e altri da noi. Non dici niente lasciando che scelgano loro se... No, portateli qui. Portateli qui, portate Adakan e altri da noi. Alcune delle persone intorno ai fuochi sembrano mezze morte di fame. Si uniscono volentieri facendoci strada fra i carri di provviste. Altri radunano i loro miseri averi e si mettono in riga. 100 giorni, quindi proprio al limite. E abbiamo altra gente. Morale ridotto, ma abbiamo più di meno, siamo 1500 persone praticamente. La carovana si ferma dove la folla è più densa, come quantità e volume. Più avanti noti una netta linea dove le tende e la gente si fermano. Oltre il terreno è costellato soltanto di frecce. Alcuni passi di spazio vuoto separano la gente dalle mura di Arberang. Cos'è? Chiedi, confusa da tutto quello che ti circonda. È l'angolo pacifico, dice un vecchio combattente vicino a te. Sembra il tipo che ha visto abbastanza da non entusiasmarsi più per niente. Gli uomini del re non ci uccidono dalle mura e noi non li uccidiamo da qui. Ma qual è la causa dello scontro? Chiedi. L'uomo sorride anche se la sua faccia non sembra abituata a farlo. Ammazza Sundra, dice. È la stessa dannata cosa che causa ogni scontro. Loro hanno qualcosa che vogliamo noi. Il re ha il cibo e le mura come protezione. Noi moriamo di fame con le nostre chiappe rivolte verso l'oscurità in arrivo. C'è il re che non fa entrare la gente.
Le sue parole ti arrestano un duro colpo. Quindi Arberang è in guerra? L'uomo ride maliziosamente. Se vogliamo dirlo gentilmente, dice: da come lo vedo io, questo è il resto della nostra gente. Hai portato gli ultimi Varley e alcuni inutili centauri. Questa è una battaglia per la sopravvivenza. I vincitori vivono, i perdenti, addio. La sua risata diventa isterica mentre te ne vai turbata. Cacchio. Siamo arrivati ad Arberang, capo dei clan, abbiamo come achievement sbloccato, tra l'altro. Mi sa che non abbiamo l'achievement dei 100 giorni, perché è il 100° giorno, però è bello che siamo arrivati proprio in una cifra tonda. Ci si sta prendendo cura degli Yox e le tende sono il più possibile allineate. Alcune riparano le proprie armature, altri sembrano ansiosi di parlare con i vari clan. Gli occhi del re dei Varl scrutano i campi mentre si avvicina. Voglio sapere cosa sta succedendo qui, quanto te, dice. Ma faremmo meglio a trovare un modo per difendere le nostre provviste. Gli altri clan potrebbero formare un'orda se scoprissero che abbiamo del cibo. Abbiamo cibo per 4 giorni, quindi non è che... Vedendo occhi affamati tutti intorno a voi, concordi. Abbiamo un problema, dice Oddlife. Non so perché, ma ad altri clan non piacciono i centauri. Né i Varl, a dirla tutta. Stanno iniziando a causare guai e ho intenzione di fermarli. Decisi cosa fare. Vai con Oddline, indaghi sullo stallo, ti unisci ad Akon a organizzare la difesa. Incarichi qualche guardia prima di mettere insieme una squadra che ti aiuti a trovare legno per le staccionate. Il lavoro è duro, perfino con l'aiuto di Akon e degli altri Varl. Quando il legno è stato tagliato e portato via, Akon si volta verso di te. Noi facciamo un lavoro pesante, tu dici dove costruire. Istruisci alcuni altri perché sorvegliano i tuoi progetti per le rozze strutture difensive. L'umore è cambiato da quando ho iniziato a lavorare. Gli altri clan ci hanno attaccati ed abbiamo perso della gente, dice un combattente. Dicono che abbiamo sbagliato a portare insieme Varl e Centauri. Senti su di te i loro sguardi accusatori, ma non dici niente. Abbiamo perso 18 combattenti e 2 Varl. Non appena trovi un ciocco su cui sederti, vedi Rugga avvicinarsi. Quello che in precedenza era il governatore cammina verso il tuo campo, seguito da Dagre e da una 50ina di combattenti. Tutti lo guardano curiosi più che preoccupati. Ho scoperto che queste linee di battaglia sono tutto intorno, dice Ruga. Il re ha chiuso fuori la sua gente. Questi clan sono qui per obbligarlo a nutrire e proteggere la sua gente. Come dovrebbe fare? E hanno scelto me per perorare la loro causa. Ride vedendo il tuo sguardo incredulo. Anch'io sono sorpreso, ma devo parlarti in privato. Annuisci ed entrate entrambi in una grande tenda vuota. Hanno scelto lui perché è un maschio. I lembi della tenda si richiudono. Tu e Rugga siete da soli ed entrambi armati. Respira, Ace. Che follia, non è vero? Avresti creduto a ciò che sta succedendo qui? Non mi è chiaro cosa sta succedendo qui. Non c'entro niente con tutte le dicerie a proposito del re. Ci hai davvero chiusi tutti qui fuori. Hai iniziato alcuni mesi fa, accumulando riserve di cibo e diminuendo il commercio. Una volta che le famiglie facoltose hanno oltrepassato le mura, ha sbarrato le porte. Si è limitato a dire che non può nutrire tutti. Oh, e i suoi arcieri tirano su chiunque si avvicini. Guardi Rook attentamente mentre decidi cosa dire. Ha intenzione di fare breccia? Aspetta, come pensi di guidare a quale scopo? È ciò che la battaglia imminente mira a scoprire. Vuoi scatenare una guerra per fare una domanda al re? No, voglio scatenare una guerra per fare al re diverse domande. Ad esempio, perché lascerebbe la sua gente fuori dalle mura a morire di fame? Ha intenzione di fare breccia nelle sue mura? È l'ultima cosa che voglio fare. Abbiamo bisogno che quelle mura fermino i distruttori e qualsiasi cosa venga dopo di loro. Ma se dobbiamo distruggerle, così sia. Forse i riparatori all'interno potranno sistemare i danni. Rugga, no, per favore. Potrebbe esserci un modo per passare le prime mura. Ma che dire del muro nero? Il governatore scuote la testa. Aspetta, come pensi di guidare il clan? Burzgard era la più grande città umana dopo la capitale. Non si diventa governatore di un posto del genere senza certe abilità e amici potenti. E quali sono queste abilità? Il governatore si limita a sorridere. Politico del cacchio. Quindi questa guerra è inevitabile? Probabilmente. Fra poche ore mi incontrerò ufficialmente con il re per raggiungere un accordo dopo, oppure disgiungere i nostri standardi dal suo. Non sarei sorpreso se fossi invitata anche tu, la potente ammazza Sundr e il suo esercito. Se fosse così, decidi con cautela. Il suo tono non è del tutto minaccioso, non del tutto. Andate verso i lembi della tenda e li aprite simultaneamente per non far scoppiare scontri.
Ah, il politichese, ragazzi. Il politichese. Allora, intanto andiamo dai nostri. Abbiamo ancora del training, però l'abbiamo già finito. Che bella che è questa città. Noi siamo qua fuori, qua c'è tutta la strada per arrivare in cima. E ci sono le mura nere, perché c'è la città bassa e la città alta, praticamente. Abbiamo diverse persone con cui parlare, ma prima passiamo dagli eroi. Perché voglio livellare Akon a livello 10. Te lo sei meritato. E Akon è a livello 3 di scissione e 3 di tempesta anche adesso. E ti posso dare, intanto ti posso dare più 3 a tutti i talenti. Ottimo. Quindi adesso tu hai questo di livello 6, 35% di colpo critico, quindi uno su 3. 80% di bonus di colpo. E 35% di perforare, quindi fai malissimo adesso. E i due punti te li do in uno in armatura e uno in questo. E sei a livello massimo per questo gioco, perché probabilmente arriveremo al 15 in Banner Saga 3. Perfetto, e a questo punto tiriamo su anche Alette. Dovrei tirare su anche Alette. Gunnulf anche sta meglio, quindi mettiamolo di nuovo in gioco. Abbiamo Deirdre, Eric, Alette, non abbiamo più Ludin, che è andato a parlare con suo padre, a quanto pare. E con i 27 che ci rimangono, potrei prendere. Deirdre, mi sa che la lasciamo. Potrei portare Trigvi, perché non abbiamo più Ludin. Portiamo Trigvi a livello 5. E Trigvi a livello 5 ti do più sforzo? Diamogli un colpo fortunato. Ok, e vediamo un attimo anche di riassegnare un po' gli oggetti perché abbiamo un po' di roba in più. Passiamo anche a Letta a livello 8, così è ancora più interessante. Tu dovresti prendere questo, secondo me. Ostentazione, probabilità di rigenerare volontà per turno. Beh, intanto ti portiamo ancora più su di questo. Tu hai tutto al massimo adesso. 9 su 9, 10 su 10, 12 su 12, 3 su 3 e 2 su 2. La nostra protagonista la portiamo a questo livello qua, che non è niente male. E ti puoi prendere un altro oggetto di livello 8? Tu, più 1 a tutti i talenti, più 2 volontà, più 1 volontà a riposo. Sì, abbiamo 14 volontà, però non abbiamo ancora talenti, quindi per adesso va bene comunque così. È sprecato, diciamo, metà della cosa, però va bene. E andiamo pure avanti. Il nostro re dei Varla a livello 10. Parliamo con chi abbiamo intorno. E abbiamo la tenda del meeting qua, che è in rosso, quindi mi sa che siamo verso la fine. Parliamo un attimo con Trigvi. L'uomo sta cercando di attirare qualcosa fuori da un buco con un piccolo pezzo di carne essiccata legato ad uno spago. Lo lascia penzolare mentre sta in piedi a parlare. Sembra che ti stai tenendo occupato. Sto giocando a volpe e lepre con un topolino. Credi che le volpi giochino mai a Trigvi e topo? No, Trigvi sembra deluso. Hai un'idea su come impedire a due gruppi di uccidersi l'un l'altro? Qualche polverina o reliquia o piani pazzeschi? Infila la mano nella tunica e prende qualcosa. Fa una pausa, lascia andare qualunque cosa avesse preso e scuote la testa. Le persone si uccidono a vicenda ogni giorno. Goditi semplicemente lo spettacolo. Cos'hai nascosto, Trigvi? Tu che sei un personaggio speciale perché sei. C'entri molto col Kickstarter e quindi sei un personaggio legato ai fan. Ma se scoppiasse la guerra, non credo che le parti ce ne lascerebbero fuori. Trigvi pensa a ciò che stai dicendo, tamburellando con un'unghia sui denti. Si guarda l'unghia, sogghigna e sputa. Uccidere il re costa un sacco di vite. È più facile uccidere i membri dei clan. In entrambi i casi, alcuni ti loderanno e altri ti getteranno sterco in faccia. Oppure puoi fare una grande collina con tutto lo sterco, salire in cima ed essere tu il re. Mentre lo guardi accovacciarsi vicino al buco, ti chiedi perché mai sei venuto a parlare con lui. Perché dice cose che sembrano cose a caso, ma in realtà è molto saggio. Parliamo anche con Aleo. Lo Skald sta legando una striscia di stoffa tinta fra i capelli di sua figlia, ma la manda a giocare quando ti avvicini. Abbiamo fatto tutta questa strada per una guerra? Con un po' di fortuna potrei far cambiare la loro idea.
Ed essere la canna che fermerebbe il vento. Hai una strofa per ogni occasione, non è vero? Certo, tantissimi prima di noi si sono arrivati in situazioni simili e ne hanno scritto. Noi crediamo che le nostre vite siano uniche. E se la pace non è tra le opzioni, c'è un canto scalde per quello? Un sacco. Ma ti dico cosa farei io. Salverei le famiglie che non possono salvarsi da sole. Non riesco a pensare che mia moglie e mio figlio possano essere lasciati qui fuori, come se non si meritassero la stessa protezione degli altri. Le parole di Aleo affollano i tuoi pensieri mentre ti allontani. Quindi Aleo vorrebbe andare dalla parte di Rugga, mi sembra, perché pensa alla famiglia. Però secondo me c'è un'altra opzione, dobbiamo cercare di combinare qualcosa. Skatach ed Erdrew camminano nervosamente, tenendosi a distanza da umani, varle e altri centauri. Rohek pattuglia intorno ai due, tenendosi a breve distanza e facendoti qualche rapido cenno. Va tutto bene? Molti uomini, più che quanti sapevo i vivi. Ti fermi e ti guardi intorno. Ci sono centinaia di tende nei campi e centinaia di case oltre le mura della capitale. Vengo da un piccolo villaggio. Neanche io sono abituato a vedere così tante persone. Forse Mandria è troppo grande. Troppe bocche con fame. Se alcuni morti, più cibo per Mandria. Skatach pesta il terreno e rivolge alcune note acute ad Erdrew prima di voltarsi verso di te. Erdrew dimentica. Noi non stessi pensieri di uomini. Se tu pensi che grande Mandria è giusta, noi pensiamo che grande Mandria è giusta. Ma cosa pensi che è giusto, Skatach? Che sia giusto. Centauro guarda Arberrang per alcuni istanti prima di far sibilare la coda, pensieroso. Io penso che quando grande Mandria è in piccolo campo, uno scalcia altro. Indica verso Arberrang. Piccolo campo, dietro mura. Lo ringrazi per la chiacchierata e rivolgi loro qualche parola tranquillizzante prima di andartene. Mi stanno dicendo tutta una serie di informazioni che mi serviranno per questa decisione, mi sa. Abbiamo anche il mercato, ma non possiamo andarci. Facciamo giusto un attimo, parliamo con Sven, però come potete vedere non c'è nient'altro, forse un'altra volta. Tra l'altro adesso che abbiamo così tanti membri del clan, possiamo farli diventare tutti combattenti? Possiamo provare? Ci serve protezione. Adesso trovo di fissa alcuni ragazzi. Se insegniamo a combattere i giovani, non torneranno a cacciare e raccogliere cibo, lo sai, vero? Sei sicuro di volerlo fare? Ci serve protezione. Puoi addestrarne 200? Fallo. Quindi perdiamo 200, ma guadagniamo 200 combattenti. Meno provviste, morale aumentato. Però abbiamo finito le provviste dopo tutto questo casino. Andiamo nella tenda. Non so se quello che ho fatto sia giusto, però va bene. Andiamo. Mentre ti stai dirigendo alla grande tenda, Oddlife ti ferma. Sei certa di essere pronta per quello che potrebbe succedere là fuori? Guarda che non si può più salvare. Il suo sguardo è preoccupato e contagioso. Il re potrà anche essere un uomo rispettabile, ma dubito che abbia mantenuto il trono seguendo sempre le regole. Qualsiasi cosa decidano i re e i clan non mi prenderanno di sorpresa. Sono felice di sentire la fiducia nella tua voce, dice Oddlife. Solo fai attenzione, sarò qui con il resto del clan se hai bisogno di me. Sorridi e oltrepassi la linea dei membri del clan che segnano il confine dell'angolo tranquillo. E quindi abbiamo aumentato il morale soprattutto. Le voci provenienti da sotto la tenda sono forti e animate. Meglio possibile. Il re! Re Meinolf, quindi questo è il papà di Ludin. Ben fatto, non sapevo che avresti rivisto mio figlio. Che avrei rivisto mio figlio. Beh, tutti abbiamo fatto viaggi più facili. L'umore allegro del re perde vigore. Sta per dire qualcosa quando vede che ti stai avvicinando. Anche perché Ludin ha rischiato tantissime volte di morire. Ed era... L'abbiamo visto ancora un sacco di tempo fa con Akon e con Vognir, che era il vecchio Kendr, l'erede al trono, quello che era il principe praticamente del vecchio re. E il vecchio re è morto, Vognir è morto e lui è il re attuale. Quindi l'abbiamo scortato fino adesso. Akon si è fatto un mazzo tanto per scortarlo. Chi è costei? Salute re Meinolf, mi chiamo Alette, sono di Skogir. Ludin fa un passo avanti. Padre, questa è la mazza Sundra di cui ti ho parlato. Re Meinolf ti fissa e sospira. Figlio mio, puoi presentare la tua bella compagnola più tardi. Tu e Ludin arrossite entrambi, ma controlli la tua furia mentre il re si rivolge ad Akon. Non è che divento l'amorosa di Ludin.
Mi addolora sentire che avete perso così tanti valorosi guerrieri, Akon. Ma dimmi, dov'è Vognir, il Kendre di Jorundr? Vognir è morto per proteggere vostro figlio. Io ero il Kendre di Vognir. Con la morte di Jorundr ad Einartoft, sono io il re dei Varl, dei pochi Varl rimasti. Il re medita sulla notizia senza dire nulla. Quindi ci sono i due re uno davanti all'altro. Le vostre mura sono l'ultima speranza per la mia gente. Non ha senso negarlo. Capisco, e naturalmente qui troverete rifugio. È il minimo che possa fare per avermi riportato mio figlio vivo. Ok, quindi il re poteva essere cattivo probabilmente se moriva a Ludin. Però l'abbiamo fatto sopravvivere fin qua. Starete stretti, ma sono certo che vi troveremo un posto. Ma gli altri? Re Mainolf, è anche merito di Alet se il principe è tornato sano e salvo. Ha pochi uomini. Attento, re di Varl. Questa è la capitale degli uomini. La mia generalità è già in procinto di esaurirsi. Akon ti inguarda e si stringe nelle spalle. Dimmi, ragazza, perché guidi un'intera garovana di uomini di umani e centauri? Perché nessuno degli uomini si è fatto avanti? Mi chiamo Alet, re Mainolf. Perché sono una mazza sfondere, i clan si fidavano di mio padre e hanno imparato a fidarsi di me. Ditemi perché non avrei dovuto unirmi a questi clan per combattervi. Ricordiamoci anche di Rook. Quindi i clan si fidavano di mio padre e hanno imparato a fidarsi di me. Tutti loro? No, alcuni non hanno gradito, ma a certe persone non piaceva nemmeno mio padre. Re Mainolf ti guarda per un istante prima di ridacchiare. È un'importante lezione da prendere. Prima ti rendi conto che non puoi accontentare tutti. Prima puoi metterti a fare qualcosa di buono. Sfortunatamente ciò non cambia quanta gente Arberang può sostentare. Solo adesso vedi Rugga, Dagr e due dozzine di combattenti avvicinarsi. Le guardie del re sembrano preoccupate. Aia. Rugga. Mainolf. Avrei dovuto ucciderti quanto ne ho avuto la possibilità. Ci hai provato, ricordi? L'ammazza Sundra ti ha convinto ad aprire le porte alla tua gente? Tu non entrerai mai più dalle mie porte. Urca! Che intenzione! Speravo che fossi morta a Burzgard. Come puoi essere arrivato a parlare con per tutti questi clan? Sai, la gente a cui ho voltato le spalle? Sembra che avessero bisogno di un capo di cui potersi fidare. Ripeto, come fai tu a parlare per loro? Li hai presi per sciocchi, come la gente di quella città corrotta che governavi. L'unico sciocco qui è il re, soverchiato, che crede di avere ancora voce in capitolo su quello che sta per succedere. Non obbligarci a fare una breccia nelle mura, dovremo solo ripararla una volta all'interno. Indichi l'avvicinarsi dell'oscurità? Dubito che sarete a capo di qualcosa quando l'oscurità piomberà su di noi. Ci sono Valk e riparatori che la stanno studiando all'interno, penseranno a qualcosa. Anche se fallissero, potrò vedere quel bastardo sopraffatto dall'oscurità stando comodamente sulle mie mura. Questo è il vero cuore del Mainolf che conosco. Ha letto, guarda la gente là fuori, la nostra gente. Hanno bisogno di cibo e acqua pulita, non di quella avvelenata del fiume. Hanno bisogno di protezione. Non puoi permettere a questo re di tenerci lontani dalla sicurezza dopo tutta questa strada. Lei non è in obbligo verso di te. Troverà un posto per la gente sotto il tuo stendardo, Alet. Un posto dentro le mura insieme ai Varl. Un posto dove quell'uomo Fuktut non potrà mai più entrare. Basta voi due, state litigando come bambini invece di comportarvi da capi. Anche tu, gigante, ti unisci a questo re dopo tutto quello che abbiamo fatto per tenere in vita la tua gente? Traditore. Akon ruggisce e contraria la sua presa sull'ascia. Tutte le parti sembrano infuriate e tese e poi guardano verso di te. Rugga ha ragione? No che non ha ragione. Il mio stendardo, la mia gente, sono la mia unica preoccupazione. Bene, posso concedere a te e alla tua gente, perfino ai centauri, di entrare nel mura, ma muovetevi rapidamente. Credevo di avervi insegnato bene, Alet. Non è così che si conclude il gioco. E abbiamo il viaggio di Alet, come cosa che non avete visto era in sottofondo, ma è l'achievement. E Rugga soffia tre volte in un corno da guerra. Guardi indietro e vedi il combattimento infuriare intorno alle difese che hai costruito. Umani e Varl difendono il tuo campo. Senti Rugga imprecare per l'imboscata fallita. Abbiamo perso 12 membri del clan e 4 combattenti e un Varl.
Senza preavviso, Rucka prende il pugnale che funge da spilla del suo mantello e lo affonda verso Reimainolf, che si sposta un po'. La lama lo colpisce al fianco. Prima che chiunque possa reagire, Rucka sguscia dietro i suoi combattenti che stanno caricando te, Akon e Reimainolf. «Tutti alle mura!» gridi. «Proteggiamo il re e i Varl!» Akon fa un cenno di ringraziamento appena prima che il clamore della guerra vi avvolga entrambi. «Si combatte!» Ma questa volta contro Rucka, cacchio. Abbiamo già il party che vogliamo? Direi praticamente di sì. Sì, andiamo con questo party. Via! Ok, interessante. Imboscata, Meinolf. Siete stato ferito? È solo una ferita superficiale, ma mi sento strano. La freccia avvelenata. Che l'abisso si prenda Rucka, radunate le truppe. E quello è il banner del re che va via. Sono tutti vestiti in rosso. E qua abbiamo 1, 2 e 3. Questo è un diffamatore campione, un selvaggio palustra, un picchiatore campione, un capo razziatore campione, Dagr, un selvaggio palustra e un corridore palustra. Però hanno poca energia, quindi almeno quello dovrebbe bastarci. Qua purtroppo abbiamo poco spazio di movimento. Però tu puoi prenderti... Akon può prendersi cura praticamente di tutta sta parte qua. E quindi voi magari rimanete da questa parte con... voi al centro? Potevo prendere anche Ludin tra l'altro forse. Però va anche bene così, dai. Pronti? Allora intanto tu vai da questi... Fai un bel colpaccio su di lui. Ottimo. Dagr si avvicina. Tu puoi andare da Dagr e ucciderlo all'istante. Però andiamo pure qua. Cerchiamo di colpire questo. Ottimo. Colpo critico. Tu provi a uccidermi lui. Rucka ha reclutato perfino dei palustri. Allora, tu cosa fai? Tra l'altro c'è un... Adesso vedevo che c'è uno piantato lì. Tu dai una mano a loro. E poi chi tocca? Tocca uno di loro. Tocca quello che hai messo male però, quindi non è un problema. Allora, tu vieni qua. E fai una bella freccia avvelenata su di lui. Al massimo. Tu mi provi a colpire. Tutti praticamente sull'armatura mi ha fatto. Tu hai una possibile uccisione? No, allora tu vieni qua, Trigvi. Becchi questo. Proviamo a fare il doppio? No. Questo mi attacca da lontano, non mi ha fatto niente. Eirik, vieni qua davanti e mi evochi anche qua il... Toh, tieni un orso! Provato a colpirmi ma niente. Abbiamo l'orso che può venire da lui. Cucù. Sai che io ho anche un orso? Ciao. E Alet può uccidere Dagr. Sì. 70%, proviamoci. Dai. Preso. Questo si è fatto male. Arriva Akon da dietro qua e Agadangda 24 danni. Tu puoi arrivare di qua. Ah, avrei potuto fare un... Perché non ho fatto un po' di più? Vabbè, anche così non è male. Qua è toccato lui. Derdryu, vieni qua e spari a questo. Fai un'altra freccia avvelenata su questo. Qua ci sta un giro giro tondo, ma va bene lo stesso. Tu sei fermo qua in mezzo. Puoi fare trafiggere. Fai trafiggere su questo. Così lo spostiamo direttamente. Questo è praticamente morto. Però lo uccidi anche tu. Ottimo.
Au, Trigvi a terra. Ce la fai a muoverti? Ah, così puoi muoverti un po' più giusto. Qua distruggi l'armatura. Adesso tocca a lui. Au. Au. Ok. Tu puoi uccidere questo. Addio. Mancano due. Akon non può fare niente, quindi ti faccio riposare. Gunnulf smash. E te la prendi con l'orso. Ah. No. Allora l'orso uccide. Ottimo, orso da guerra, fama P5. Abbiamo anche quello in più. Vittoria. Conseguenze, Trigvi ferito, però ha fatto del suo. E 17 di fama, bene. Abbiamo sconfitto Dagr, soprattutto. Re Mainulf ritrova l'equilibrio e poi cade nuovamente verso le mura di Arbrang, mentre le sue forze lo oltrepassano di corsa per gettarsi nella mischia. Sventoli lo stendardo di Skogir e il tuo clan ti circonda. Alle porte, gridi, sovrastando il clangore delle asce e dei mantelli contro gli scudi. Nel frattempo che la tua caravana ci mette ad oltrepassare la cinta muraria esterna di Arbrang, le porte sono praticamente compromesse. Le forze di Rugga sono alle tue calcagna e hanno gli orsi. Ma ce li ho anch'io gli orsi. Eliminateli o ce ne interanno, griderei Mainulf. Prima di sussultare e afferrarsi il fianco dove Rugga l'ha pugnalato. Voglio arcieri dietro quelle barricate. Oddlaif e gli altri tuoi arcieri trovano posizioni protette e molte frecce giacciono ai loro piedi. Lei ti annuisce e la battaglia ha inizio. Quindi probabilmente avremo un'altra battaglia, però questa volta anche con Oddlaif. Non Trigvi. Non possiamo usare Ludin. Peccato. Portiamo Canaric di livello 8, magari sto giro. Canary di livello 8 ed è anche lei un cantref, quindi sì. Hai inchiodare, punta avvelenata e libertà di movimento. Quindi inchiodare è il centauro infilza il bersaglio con la lancia e lo inchioda al suolo danneggiandolo e inibendolo al movimento. Ah però. Tutto tuo. E ti prendi... Non hai abilità speciali però. Quindi prenditi... Proteggi dalla morte? Schiva attacchi, sì dai, prenditi questo. Quindi viene anche Canary, Gunnul, Feyric, Alet. Abbiamo 23, quindi possiamo livellare ancora Alet. Sì, e dobbiamo darle un'abilità. Direi che possiamo provare a darle l'abilità sfida. Abilità di evitare un colpo mortale. No, l'abilità volontà per turno. Andiamo con questa. Così possiamo usare volontà manetta con lei. E poi abbiamo il livello finale qua sopra. Tu a livello 9 non puoi portare altri oggetti, ma potrai prendere questo che ti fa resistenza, forza e rottura in più. Chi sarà il nostro sesto? Aleo? Mogir? Chi possiamo portare? Piacerebbe portare Ludin, però purtroppo... Chi portiamo? Chi portiamo? Portiamo Mogir. O Mogir o Gris. Mogir ha i talenti difensivi e Gris ha... No, prendiamo Mogir, dai. Andiamo così. Mogir gli diamo più provocazione e più resistenza alla forza. Andiamo. Vai. Eccoli qua. Bello perché abbiamo la gente qua fuori che si sta radunando per entrare. Che bello che è grandissimo questo posto da esplorare. Qua ci sono i banner, c'è gente intorno. E qua ci sono Nid e Oddlaif che ci danno la mano. E anche Alet. 1, 2, 3. Ah, guardia d'elite c'è. Quindi sono con uno in meno.
Perché alette quadrano mano lateralmente? O può muoversi anche lei? Ah, forse non possiamo muoverli tutti? Qua abbiamo 1, 2, 3, perché abbiamo anche il re. 4, 5, 6 e 7. Ed è una battaglia a tempo probabilmente perché il re non sta bene. C'ha il veleno di runga. La forza del re sta defluendo al ritmo di 1 per round. 15-14 tra l'altro. Ok, abbiamo anche questa guardia d'elite che probabilmente agisce per conto suo, che però mi blocca il passaggio. E qua mettiamo Rugga. E tu vieni qua sopra. E tu vieni qua davanti. Pronti? Inizio a sentirmi debole. Rugga mi ha avvelenato. Proteggete il re! Uccidete il re! Ok, allora. Intanto qua c'è un macello di roba e c'hanno anche gli orsi. Quindi io direi che o andiamo direttamente contro questo, però rischiamo anche un po' le penne con Akon, oppure lo mettiamo intanto qua. E li aspettiamo un attimo. Au. Beh. Tu stai cercando di far del male a Mogir. Mettiamo restituisci il favore. Gurnulf lo muoviamo qua, così siamo abbastanza tranquilli. Mogir fa da come si dice, da muro umano qua. Canary puoi fare Urca, hai anche più 3. Trafiggere, respinge il bersaglio, lo fa sanguinare mentre si sposta. E spiedo. No, lui è quello che ha questo. Io che cosa ho? Inchiodare, infligge danni alla forza e riduce il movimento, oppure danno da forza e veleno nel tempo. Danno da forza e veleno nel tempo. Meno 2 di forza per 3 turni. No, allora attack normale lui all'armatura. Intanto si avvicinano. Anche io ho l'orso. Intanto gli facciamo restituire il favore, che non è niente male. E qua cosa possiamo fare? Possiamo muoverci qua con l'orso, con spezza schiene, e attaccare questo. E qua cominciano a darsi un po' il bonus. Au. Au, ok. Deviato. Ah, Alet può fare qualcosa. Quindi posso muoverla e farla eventualmente uscire da lì. Oppure può attaccare da qua, che non è male. Interessante perché è partita da una posizione che non potevo usare. Au. E possiamo muovere il re anche. Allora, il re che cos'ha? Ha difesa legale e regale. Il danno al re viene assorbito dalle guardie d'elite che contrattaccano immediatamente. E volere del re, tutte le guardie dell'elite attaccano simultaneamente a comando. Quindi interessante se riusciamo a muovere le guardie dell'elite però. Usiamolo perché non si sa mai. No, non credo abbia funzionato adesso, ma se ero attaccato, cioè se una delle mie guardie era attaccata, faceva quei danni. In questo caso abbiamo la guardia, infatti, che ha muro di pietra, ma nient'altro. In questo momento perché c'è Mogir che fa da muro. E fai muro di pietra fermo. Non so mai che ti attacchino te. Adesso c'era lo spazio. Ottimo, tu fai anche le frecce speciali. E tu non hai spazio però. Tu però hai un'uccisione qua. Però ti conviene fare l'uccisione qua? Non credo tu abbia altre opzioni. Ah no, hai l'opzione di fare il giro. Però ti becchi la freccia? No, non si è beccato la freccia. Fai tempesta? Ottimo, 20 e ho fatto 6 e ho disintegrato questa zona qua anche. Questo prova ad attaccarmi, mi fa 3-3. Qua potrei
Mogir lo portiamo ancora avanti, continuiamo a fargli fare il suo. Continuiamo a spaccare armature, anzi facciamo di nuovo porta dolore su questo. Così lui è bloccato qua e c'ha solo il mio orso dietro. Gunnulf non può fare niente, quindi fa il giro. Così lì facciamo manovra tenaglia. Urca, questo ci ha superato. Questo mi fa scacco al re in questo momento. Canary però c'è un colpo da 12. Bam! Tu non puoi fare niente da qua? Sì che puoi fare qualcosa. Puoi venire qua a rompere le scatole a questo. Ottimo. Ok, spezza schiene. Che sei qua in mezzo, puoi colpire lui. Alette non puoi fare niente? Alette corri. Qua c'è il re. Sta fermo. Qua c'è Akon che si è preso una legnata non da poco. La guardia non posso fargli fare niente, quindi riposa. Ciao orso. Tu vieni di qua e distruggi l'armatura. C'è Akon che sta cercando di resistere a manetta. Il problema è che sono tutti accumulati da quella parte. Puoi fare ancora porta dolore, no? Sì che puoi. Te la prendi con Gunnulf, bravo. Ok, Akon è andato. Canary, c'hai un colpaccio qua. Proteggete il re. Tu hai un colpaccio qua. Bravo Eric. Alette vieni fuori che c'hai questo. E adesso c'è il re anche. Oltre, beh, tu potresti anche colpire per magari la gente anziché fare sempre ste freccine. Il re non sta ancora bene. Potrebbe attaccare il... Sì, potrebbe attaccare e uccidere l'orso. Vai! Bravo re. Ah, ok, però, giusto. Mi ho dimenticato che lui assorbe. Quindi non ho fatto bene. Vai a difendere. Ok, non attacca il re per fortuna. Qua uccidiamo questo. O uccidiamo quello? Ce la facciamo? No. No, tu uccidi questo. 12. Gunnulf, hai un attacco su questo. Ottimo. Manca il re e mancano loro due. Vai Canary. Ah, assorbe, è vero. Ottimo. Purtroppo lei è troppo lontana. Tu vieni di qua. Abilità. Attacca. Ottimo, gli abbiamo fatto 4 danni. Ciao Akon. Stanno cadendo tutti.
Alette becca l'orso. E manca il re. Il re sta fermo, la guardia sta ferma. E Canary dà l'ultimo colpo. Aha! Vittoria! Canary si prepara la promozione. E Mogir, Gunnulf e Akon tutti a terra. E 12 per noi. Le porte rinforzate si chiudono alle tue spalle, mentre gli arcieri sulle mura portano la morte su quelli all'esterno che tentano di avvicinarsi. Combattenti coraggiosi là fuori, ma dovresti... Re Mainulf respira affannosamente, si appoggia su un ginocchio mentre si afferra il fianco, dove Rugga lo ha pugnalato. Ma dovresti sapere, non c'è piano per domare questa tempesta. La sua mano spazia su molte cose prima che lui rantoli e cada a terra. Arrivano i riparatori e lo portano via. Le porte chiuse, il puzzo della morte, tutto questo minaccia di rivoltarti lo stomaco e farti vomitare. Sono felice che siamo ancora vivi dopo tutto questo, ma lo so. Abbiamo combattuto duramente per arrivare qui, e per cosa? Anche entrare all'interno delle mura di Arberang sembra vano ora. Non doveva essere così, siamo venuti qui per salvare tutti. Almeno Akon e Ivarl sono ancora con noi. Gli occhi di Odlife sembrano inespressivi, mentre noti che ti sta lentamente guardando intorno. E adesso? Adesso mi piacerebbe trovare un posto dove dormire e risvegliarmi, scoprendo che questo era tutto un brutto sogno. Odlife annuisce, d'accordo con te. Ma dobbiamo prepararci per la rappresaglia di Rugga. Continuerà a provare ad entrare. E poi c'è l'oscurità. Juno ha detto che dobbiamo restare finché non avranno finito ciò che sono andati a fare. Ma come facciamo a sapere che hanno finito? Ha detto di resistere finché l'oscurità non si sarebbe risolta. Finché stanno cercando di fermare quell'oscurità per conto proprio? Ci stanno provando, e noi proviamo a rimanere vivi finché non ce l'avranno fatta. Odlife sembra prendere forza dalla tua risolutezza. Fa un respiro profondo e i suoi occhi fissano su un uomo che corre verso di te. Alette! Grida un uomo avvicinandosi. Lo riconosci come uno dei tuoi esploratori. Atolir! Sussurra. Sono morti, tutti quanti, impronte di zoccoli tutto intorno. Le sue parole ti colpiscono e scruti la folla. A differenza degli altri combattenti che stanno riposando, Canary e i suoi centauri sono disposti in ranghi armati. Sembrano tutti fuori posto, eppure sicuri di sé. Ti sembra perfino di vedere il loro capo sorridere. Urca! E capitolo 15, che è l'ultimo, tremiamo tutti la paura. Ci vediamo al prossimo episodio. Io sono Ace the Brave. Namaste and be brave.